Salve a tutti Blazers e bentornati nella Keren CTM. Siamo qui all'intersezione 2, continua e marci. Ciao a tutti. Basta. Wow, che bella presentazione. Comunque ragazzi, vi faccio vedere che Tina mi ha reso un arco che aveva rubato, che si chiama Svarog Verdict. È un'arma leggendaria e ha power 6 flame, e quando spari una freccia c'è una traccia tipo di fuoco, quindi deve essere tipo una cosa fighissima. E proviamolo. Che figata. Wow. E adesso è ovviamente mio. Comunque ragazzi, potremmo dire che io ho gentilmente regalato, perché sono una persona generosa. L'ha rubato da una chest, ma e poi non voleva neanche darmelo. Devo accendere le luci però, scusate. Allora ragazzi, oggi continueremo con una nuova area, dopo che abbiamo fatto quella più complicata dell'intersezione, vale a dire il Monte Cinis. Dobbiamo andare nelle Little Mines, 6 smeraldi e Lime Crystal. Siamo pronti? Pronti, cari. Ah, possiamo prendere carte volendo. Dove andiamo a prendere il kart? E andiamo. Tanto sarà tipo per un attimo, è giusto. Vabbè, così sì, per fare la figata. Dai, ti spingo io. Vai. Grazie, Marci. Grazie. Volevo spingerti. Ma puoi farti i cazzi tuoi un secondo. Ce la facciamo a prendere questo kart? Che fatica. Tanto durerà un secondo questo binario. Marci, levati dalle palle. Ma io gli do fuoco. Levati. Ti do fuoco se non te ne vai da là. Vabbè, cazzi tuoi. Aia, dai. Vai. Davvero? Mio Dio. Finalmente, raga, abbiamo perso 3 minuti per fare questa cosa. Ti spingo, e questo siamo già dentro l'area. Ti spingo, dai. Non mi raga, però aspetta, c'è un cartellone qua. Fatemi leggere. State indietro. Siete entrati nel regno dei grandissimi nani. Siamo forti, non abbiamo paura e siamo coraggiosi. Anzi, orgogliosi. Non siamo gnomi, non chiamateci gnomi, goblin, solo perché siamo verdi. Siamo nani. Ok, andiamo da questi nani. Si può già scendere lì, c'è proprio un posto per scendere col carro. Ma sai che io non scenderei? Marcia ha fatto esplodere le rotaie. Che io grande, cazzo. Ciao, ciao! Me ne va... Ma sono lentissimo, raga. Come sei lentissimo? Marcia, che cazzo stai facendo? C'era un creeper. Raga, ma che cosa state facendo? Ma questi binari non continuano, ma è inutile. Ma... è esploso. Sono finito gnomo! Giù. Raga, sono finito. Raga, la mia spada! Raga, aia! Mi avete fatto volare giù, raga! Dove siete andati? Ah, c'è una casetta. Andiamo nella casetta. Andiamo nella casetta, via. Minchia, l'ho fottato. La casa di gnomo. Sembra la casa di Prezzemolo a Garden. Non sono gnomi, che poi si offendono. Scusa, ma nani, gnomi. Sono nani. Io ti prendo il picco in inferno perché già ce l'hai. Lascia con sharpness 5, heavy battle axe. Prendi tutto. Figa. Però io ho questo per correre. Mele dorate, una testa, raga. Volete... Oddio, eccoli i nani. Ma in realtà non mi serve. Ma ciao, che bel nanino. Aspetta, io ho Nasha con sharpness 5 che non uso. Dai, tieni questa. Tieni questa. No, quell'inferno non t'ha... No, cioè, vedi, torno anch'io dal basso. Alto, proviamo a shottare il creeper. Là in alto stavo facendo una strada e sembrava ci fosse qualcosa in realtà, eh. Ma io torno. Ah, ma qua c'è lo smeraldo, Marci. Semplice. Preso. Vai in alto? Sì, no, c'è nella cesta. Grazie, Marci, mi hai dato fuoco. Oh, sto morendo. Mazzarola. Sopra c'è una. Aiuto. Ma sopra ragazzi, dove? C'è troppa gente. Ah, eccoti. Ma sei tornato indietro, Marci. Lì è un vicolo cieco. No, c'è una strada. C'è un vicolo cieco, te lo giuro. Dov'è la strada? Allora, proviamo a vedere questa strada. Dove sta? Ma era una glowstone. Grande, Marci, te l'ho detto che è un vicolo cieco. Ma c'è, aspetta, oh, magari sotto c'è qualcosa. Ignoranza, madonna. Raga, c'è una chest. Ok. Sto scherzando. Ok. Era per prepararmi un po' il culo, raga. Ok. Raga, torniamo un attimo indietro. Mi sa che abbiamo sbagliato strada. C'era un bivio all'inizio. Mi state seguendo? Dov'è che io sono tipo arrivo. Rapidissimo con questa roba? Siamo qua. Sono da solo, aspettaci. In realtà. Cioè, mi faccio una seggiolina, non lo so. Promette male. Bello, perché sto promette molto Marci? Male. È Marci che dà fuoco alla gente, non l'hai capito. Mia, ma raga, ma zio Pera, ma se venite davanti non ci posso fare niente. Oddio, ci sono delle pozze d'acqua nel caso per spegnersi dai fuochi di Marci. Gargantua, ma che cazzo è? Un ragno? Perché si chiama Gargantua? Oh, ma sti nani. Ma perché mi shottano sti... Raga, ma c'è uno spawner che va su un carrello sul binario, perché? Ce ne andiamo da questo postaccio. Raga, mi state seguendo? No, per niente, c'era una cesta. E poi vi perdete e dite, no, mi hai lasciato da solo, stronzo. C'è un arco invece... con power 3. Marci, okay. Poviti a prenderlo. Ho distrutto uno spawner. Spada in ferro per Tina.
L'arco con power 3 c'è la Tina. Io ce l'ho più forte ancora. Raga, mi sono incastrato in una miniera. Raga, io vi posso prendere la spada. Raga, di ferro. Mi sono incastrato in una cazzo di miniera. Mi sono incastrato in una cazzo di miniera orrenda. Ok, li ho sigillati scappi? Tutti. Ma siete matti, mi lasciate qua da solo. Io sono l'unico che ha l'arma ancora in pietra in tutto ciò, cioè è abbastanza comico. No, io ho l'ascia in pietra. Ma io ti ho dato un'ascia in ferro potentissima. Ma perché non questa ascia in pietra? Ma sei fuori di testa, ha sharpness 5 la mia ascia. Sto morendo, ci muoio, raga, stavolta muoio. No, no, Marci, ti aiuto da qua. Ti aiuto da qua. Non riesco a recuperare vita. Marci, girati, sono qua. Vieni sulle rotaie. Ok, eccomi ti qua. Ti sto killando i nani, ok, ti ho salvato. Ok, grazie mille, Simo! Prego. Adesso sono un attimo io nei guai, quindi me ne vado da qui, ragazzi. Non vi posso aspettare, ragazzi, in eterno. Ma che bombe. Ok, ho fatto un mega salto all'Assassin's Creed. Ma che cacchio, ragazzi, fai, Marci? Ok, sono morti tutti, raga, per fortuna. Ok, posso tirare anche una bomba? Non lo faccio mai. Così a caso. Oh mio Dio, c'era davanti! Ho distrutto il percorso, raga. Ho distrutto il percorso per voi. Raga, sono circondato dai mob. C'è uno smeraldo, non lo posso prendere perché sono solo. Volete seguirmi, cazzo? Sì, ciao. Ma dove sei? Sono qua. Ah, okay. Guardali quanti! Via, Marci! Via! Marci! Via! La bomba, l'ho buttata! L'ho buttata! Cosa sta succedendo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Stanno morendo tutti bruciati, forse. Aspetta, aia, mi ha colpito. C'è uno scheletro che mi vuole shottare giù. Ok, l'ho ucciso. Raga, non so dove sto andando. Ma perché Tina se ne va per i cazzi suoi? Poi ogni volta. No. Raga, no. Ma è andata oltre. Ma perché sta andando avanti? Io. Noi ti stiamo aspettando qua. Vabbè, Marci. Marci, vieni insieme a me, please, Marci. Sto cercando di arrivare, ma non riesco ad arrivare sul coso. Almeno tu. Almeno tu, cazzo. Ok, ti ho visto. Sto arrivando. Almeno tu. C'ho pochissima vita, mi sa che mi tocca mangiare la mela d'oro. Ok, ok. E io l'ho già mangiata. Vedi un po' te. Aia. Devo prendere quel fottuto smeraldo, lo voglio assolutamente. Marci, ce la fai a prendere lo smeraldo mentre distraggo i mob? Ho lasciato 27 stick, però. Raga, scappiamo da questo posto di merda! Dove devo andare? Andate sempre dritto! Raga, dobbiamo scappare, se siamo fermi si accumulano. Non possiamo far fuori tutti gli spawner. Non so dove sei. Raga, allora, è uno sta indietro, è uno va avanti. Sono morta! Se eravamo in 4, suppongo che anche il quarto non mi avrebbe seguito. Sono, io Simo ci sono, no? Cosa c'è qua adesso? Sono caduto! No, Simo, non cadermi adesso. Sono caduto? No, sono caduto, Marci, ti devo deludere. Io prendo il mio rampino qua che va velocissimo e scappo. Cerco di bardarmi qua a metà perché è l'unica cosa che posso fare al momento. No! È entrato da sotto e mi dà fuoco! Ma no, ma siete delle merde! Yeah. Io penso di aver trovato una zona cruciale perché qua si entra tipo in una struttura. E potrebbe essere un luogo dove avere il cristallo, eventualmente. Io ero andata nelle scale di legno, sei lì, tipo, le vedi le scale di sì, legno? Sì, ero... dove sei morta te sono andato. Esatto. Ah, qua prossimo... Raga! Lana, forse c'è il cristallo, vedo una parete di vetro. Okay. Io mi sto preparando una strada verso Tina, quello che attento. Penso che sia dove il cristallo. Dove sei, Eric? Ok, sono qua anch'io. Ok, ci siete? Simo, ascolta, sto arrivando. Ok, quando sei qua dimmelo. Sto salendo una scala enorme. Eccoti. Okay. Sali. Eren. Sali. Ok, ci sono, sono okay, full via. Vita. Aprite. Perché è arrivata prima Tina, che era anche morta? Perché non so come sia possibile. Perché io ero chiuso in un Sali, Marci, sali. Ok. Allora, raga, c'è un tappetino verde qua. Per non saperne leggere né scrivere, il cristallo era verde, penso sia la strada del cristallo. Quindi ora io mi butto. Vai. E provo ad andare. Vado. Ti copro dietro. Ho la pozione freeze, quindi la butto qua. Li dovrei fermare tutti, posso entrare. Insomma. Sono entrati anche loro. Prendo il cristallo e scappo. Prendo il cristallo e scappo. Sì. Vai. Devo tornare al percorso là. Presto. Salgo. Ok. Oddio, è stato molto più semplice del previsto. Ok, infatti. Oh, ce l'abbiamo fatta tutti. Raga, un cristallo semplice per la prima volta nella mappa. Veramente. Cazzo. Cosa c'è che di strano? Non so, c'è qualcosa che non mi torna. Allora, però non è finita, dobbiamo tornare indietro. Ok? Dai. Mi preparo un attimo, mi preparo la pozione di fuoco e la lancerò a quei creeper. Siamo pronti? Vai, io butto le bombe. Vado. Ok? Scappiamo. Scappiamo, Marci, bombe. Le bombe dove devo passare io? Vado. Oh
Sto vedendo volare la gente. Questa cosa, lo sai? Fa niente, vedo che la gente che vola e mi dà soddisfazione. No, nell'acqua! Via, via, via. Dobbiamo solo tornare, raga. Se troviamo delle ceste sulla strada, sarebbe figo, però non è indispensabile. Raga, diciamo. Dai. Dai, raga, non dobbiamo morire. Mi raccomando, torniamo integri tutti e tre per una volta. Potrebbe essere una giornata fantastica da ricordare. Credo che Martina sia già morta, però. No, sta andando. Ma era già morta prima. Vabbè, è morta prima, però adesso... Cazzo, ragazzi, stiamo facendo la storia della Ragecraft oggi. Andando a fuoco. Boh, io sono andando tipo a caso. Anch'io sono completamente a caso. A naso, però mi sembra che è giusta, sai? Perché forse lì poi si va sulla destra. Cosa c'è qua? Siamo giusto, giusto. Aspetta, c'è qualcosa di interessante forse. Muorici. La tentazione è tanta, provo ad entrare. Che cosa c'è qua dentro? Ma non ci credo! Vabbè, io me ne torno al Nexus, così sciallo. Ho trovato il checkpoint a Muzzo, scusate. Ma veramente? Non l'avevamo neanche trovato, così a caso vedo una roba e dico ci sarà una mega chest. No, Nexus, sono tornato. Ok, oddio. Raga, non so dove sono finita io. Ma Marci, ma... Che cazzo? Ma sei all'intersezione? Come cazzo ho fatto? Guarda, da c'è qua? Un dig qua e ho dig. Ah, ma dai, cosa c'era dentro? Ciao. Ti vedo. Entra dentro. Ecco, vieni di qua, Ok. Li congeliamo questi, entra. Vai, ok. Qua possiamo anche chiudere tutto poi. Raghi, andiamo a casa e concludiamo l'episodio mettendo il cristallo sull'altare. È stato il cristallo più semplice della serie. Sono contento che per una volta non sia morto 80 volte. Line Crystal, ci siamo, lo mettiamo e siamo a 7 cristalli su 16, ragazzi. Mamma quasi mia. A metà mappa ed è stato semplice. La prossima volta cercheremo il cristallo rosa. Quindi ragazzi, detto ciò, noi vi salutiamo, un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti. Bella. Ciao.